Cercare anche di essere, come mi chiedono sempre, allora, lo stato dell'impianto, lo stato industriale, oggi vedete un altro bel materiale, ecco, mi chiedete di questo spazio. Questo viene sicuramente da, un'impresa Emily. Perché forse era un cappotto, forse era un estrusore in sostanza. Tutta questa miscela di materiali viene sapientemente immessa in quella tramoggia di carico dall'operatore che sta qui, che ormai ha imparato quale deve essere la miscela da utilizzare. È logico che non butterà mai dentro una massa così intera di questo espanso, perché non gli uscirà più praticamente niente. Però un foglio cerca di dosare, è il suo torto magico, non sanno niente. Quello che ha fatto la cosa. Sono delle specifiche che noi abbiamo e che diamo noi a loro. Però insomma, l'uomo che sta qua, che si è fatto, però poi logicamente è una risorsa dell'azienda e non è che lui ce lo tiene. Logicamente lui quando decide di farsi le selezioni lo deve anche comunicare, quindi c'è un registro in cui noi annotiamo i cambiamenti eventuali. Cerchiamo comunque a livello commerciale di mantenere costante l'afflusso degli industriali. In questo momento stiamo cercando di inserire dei poliaccoppiati, cioè soprattutto provenienti dalle industrie alimentari, che accoppiano tanta roba. Allora, la stazione funziona, lo schema è quasi simile all'altro di là. In questa fase viene comunque fatta un'intercettazione di materiali indesiderati, indesiderabili, c'è ancora un controllo da questa parte qua, e vengono ritirate fuori quelle che possono essere le impurità. Anche qua dentro non lo vedete, ma ci saranno sicuramente le bottiglie che possono sfuggite. Viene tolto anche l'acciaio, tra l'altro, tutto il materiale viene triturato, vagliato in questa stazione qua, viene tolta la parte di alluminio, con parte di alluminio, non vi dico le lattine, perché quelle sono state estratte, vengono estratti questi tipi di alluminio. Adesso il consorzio dell'alluminio ci sta pagando anche questo materiale, cosa che non succedeva fino a 2 anni fa. C'è carenza, c'è un po' di carenza. Il macinato che abbiamo prodotto è questo che vedete. Adesso qui la linea è già doppia, nel senso che l'estrusore è da quella parte lì, però con questo inverter, su questa cammina più forte della macchina. Quello che non ci sta di là lo trasferisci di qua, però poi logicamente questo viene ripreso e riportato di là. Esatto. Il materiale che si presenta è un materiale, non vorrei dirlo, la signora non gli piace, ma se uno lo guarda, questo è CDRQ, come prevede la normativa. Ha un altissimo grado di punto di infiammabilità molto alto, non infiammabilità. Diffusione. Allora arriviamo, il potere calorifico. Sì. Qui siamo dai 30 ai 40 mila kJ per chilo. Quindi è elevato, cioè plastica, fondamentalmente è plastica pura questa. Sì. Adesso oggi forse lo vedete anche in manutenzione, non so se... stanno montando l'impianto nuovo, l'estrusore nuovo, va bene. Allora, quel materiale lì entra, sì, è montato, perché stiamo installando la linea nuova, lo vedete staticamente come funziona. Lì dentro viene miscelato, viene inviato in questa camera che sta qua dentro, qui dentro, vediamo se si riesce a vedere come funziona, così lo vedete anche come funziona, vi lascio il posto, ci sono due viti senza fine che girano in continuo e in pressione. La pressione e il riscaldamento della camera fa uscire un materiale che adesso non si vede neanche un pezzo, questo è quello, può essere assolutamente questo, eccolo qua, questo fuso che esce da questa bocca qui è praticamente il prodotto della fusione di quei materiali che avete visto dall'altra parte. Quindi si sono agglomerati a una temperatura circa di 200 gradi, vengono naturalmente recuperati i fumi, che sono fumi di vapore, perché il 20-25% di quel materiale lì è acqua. Provenendo dalle raccolte stradali c'è ancora una parte di umido, ci sono ancora residui comunque di umidità che vengono logicamente a 200 gradi vaporizzati. Le analisi vengono fatte costantemente, perché logicamente sono specifiche che ci vengono dettate da ARPAV e da Provincia di Treviso, che poi è l'ente che ci controlla, quindi da questo punto di vista siamo molto tranquilli. Vengono comunque abbattuti, perché c'è stato imposto l'abbattimento delle polveri. In questa situazione questo prodotto, che poi viene macinato dentro quella macchina lì, è ridiventato una materia prima seconda. Noi adesso lo stiamo rivendendo, lo produciamo in varie misure e
non solo misure, ma anche tipi di miscela. E questo è il prodotto, insomma. Questo è uno dei prodotti, sì. Questo è uno dei prodotti, questo per esempio lo utilizziamo soprattutto per, così chiaro, lo vedete, perché ha avuto meno tempo di estrusione, lo vedete molto più chiaro, questo va in edilizia. Riuscite a regolare anche il colore? No, non è il colore, noi non masterizziamo nulla, No, dico, è il tempo di passaggio nell'estrusione. Si scurisce in base più... Si scurisce, lo vedete di qua. Questo che va sulla plastica, intanto vedete molti meno corpi estranei e lo vedete molto più scuro. Lo vedete con un colore nettamente diverso. E questo ha avuto più tempo di passaggio nell'estrusore, ecco il passaggio a quell'altro estrusore sta proprio lì, il tentare di avere un materiale molto più omogeneo, ancora più omogeneo di questo. Quindi il passaggio a quella macchina è fondamentale. Quindi abbiamo chiuso il cerchio nostro interno all'azienda, questo è fondamentale. Poi lei mi aveva fatto una domanda prima se il secco non riciclabile, se no ve l'avrà detto. In una situazione di raccolta differenziata spinta al massimo, come succede per alcuni comuni, nello specifico poi è successo e sta succedendo con Ponte nelle Alpi, che sì. È qui vicino, dove si raggiunge ormai il 90% di raccolta differenziata, il 10% che rimane, tolta comunque la parte umida, si hanno comunque dei materiali recuperabili che possono essere messi in questo circuito. È logico che la signora ce lo fa dire e ce lo diciamo noi, perché ci viene qui a chiedere, ma tutto deve essere all'interno di un progetto. Non si può pensare di portare più un secco non riciclabile con, che fa il 40% e pensare che la macchina abbia risolto il problema. No, non ha risolto il problema. Tendenzialmente però si può arrivare a risolvere il problema, questo è il concetto. Quindi, noi che siamo intervenuti anche in raccolta differenziata è molto meno spinta rispetto a quello di Ponte nelle Alpi, in cui la quota era del 20%, si può intervenire ancora selezionando, magari più meccanicamente perché ci sono parti umide ancora importanti, però si può intervenire, quindi si può ridurre la parte ancora di più di secco abbattendo i costi che possono provocare sia l'incenerimento che la discarica su tutto. Quella è materia prima, seconda, pronta per la partita? Questo è già magazzino, sì, perché adesso stanno fermi 3 settimane, quindi adesso hanno dato... abbiamo cercato di fare il magazzino il più possibile, perché adesso rimanendo fermi 2 o 3 settimane, adesso ancora non si è ben capito, con le commesse ce le abbiamo e dobbiamo garantire, non è che possiamo prendere i danni, perché questi che fanno plastica, gli firmi il contratto o glieli dai o non ti adesso preoccupano più. Adesso tutti a lavorare. Poi riprendono tutti a lavorare, difatti questo è stato un ritardo. Più di degli non della macchina, ma di chi deve venire a fare. In Italia il mercato di questa materia prima e seconda com'è? Il mercato di questa materia prima e seconda sta cominciando, a crescere? O? È un mercato nuovissimo che ha due strade, come ho detto prima, la strada dell'edilizia intesa come mix nei cementi e la strada dello stampaggio delle plastiche. Adesso noi abbiamo 3 tipi di uscite nelle plastiche, anche 4 probabilmente perché arriverà anche il bancale, in cui viene fatto utilizzo puro per la produzione di fondi e schienali di sedie d'ufficio, utilizzo in miscela con la polvere di legno. Questa è una cosa che gli imprenditori italiani si sono portati, soprattutto questi della zona del Friuli che producono sedie anche in legno, si sono portati a casa dall'America. In America ormai questo prodotto ha sostituito per gli esterni soprattutto ha sostituito molto il legno, primo perché la resa, la vedete, è abbastanza buona, logico, non è legno, lo capiamo benissimo, però voglio dire, nella misura in cui dobbiamo cercare di fare recupero lì negli Stati Uniti si usa molto questo materiale qui, è esente da manutenzioni, quindi nel momento in cui l'hai fatto, se si rompe lo cambi, non si problemi, non ci sono. Cioè negli Stati Uniti ci sono già degli impianti come questo? Ci sono già degli impianti, perché il primo che Alessandro l'ho visto a Denver. Quindi... Cioè in effetti voi siete l'idea è nata negli Stati Uniti? L'idea è nata lì con delle matrici diverse, però, perché lì hanno matrici provenienti da scatti industriali. L'operazione che è stata fatta qui è stata quella di utilizzare una matrice che era molto meno nobile dello scatto industriale. Lo scatto industriale fondamentalmente è uno scatto pulito, questo è uno scatto sporco. Poi noi abbiamo creato una miscela cercando di andare a capire com'è la dinamica all'interno del discorso polimeri, come funziona, come non funziona. Il grosso dei polimeri, la base del polimero che viene usato qui sono le poliolefine, cioè il polietileno.